Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Monica e ti do il benvenuto sul canale Moni Beauty Bio. Volevo anche salutare tutti i nuovi iscritti e ringraziarvi. In questi ultimi giorni ci sono state diverse iscrizioni sul canale, nuovi iscritti, quindi io sono molto felice di questo e ci tengo a ringraziarvi tantissimo. Oggi un video un po' diverso dal solito, faremo infatti un get ready with me, chiacchieriamo un pochettino, ma soprattutto proveremo insieme una novità uscita proprio da pochissimo e si tratta del Double Dream Mascara Supreme di Puro Bio Cosmetics. L'ho acquistato da poco, non l'ho ancora provato proprio perché volevo provarlo insieme a voi per rendervi partecipi di questa novità e così vedremo insieme come si comporta questo nuovo mascara. Ovviamente fatemi sapere poi nei commenti se l'avete acquistato anche voi, come vi state trovando. Prima di iniziare però, come sempre, se ti piace questa tipologia di video lasciami un like, se non sei ancora iscritto al canale iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per non perderti i prossimi video. E direi che possiamo iniziare. Eccomi qua. Allora, ho già fatto la mia skincare, adesso andiamo a truccarci insieme. Farò un make up molto semplice, niente di elaborato, perché dopo andremo a provare il nuovo mascara di Puro Bio Cosmetics e non voglio applicare ombretti magari troppo scuri proprio perché voglio vedere esattamente bene il risultato finale sulle ciglia. Oggi mi vedete con i capelli sciolti, stranamente. Solitamente io ho sempre i capelli legati, non sopporto i capelli sul viso, quindi o vado di cerchietto, pinzette, mollettine, quindi tutto indietro, oppure coda, chignon, insomma, che poi ci sono tantissime acconciature che mi piacciono. Sto divagando, direi che possiamo iniziare. Vado ad applicare la BB Cream di Puro Bio Cosmetics. Vi ho parlato sia della BB Cream che del fondotinta riformulati in un video pubblicato forse qualche settimana fa, la settimana scorsa forse. Ho registrato l'applicazione proprio per mostrarvi la stesura del prodotto, andate a vederlo. Applico la BB Cream preferibilmente con la spugnetta perché è il metodo di applicazione che preferisco ed è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo, sia la BB che il fondotinta, perché trovo che siano delle referenze, sono state riformulate e trovo che abbiano migliorato tantissimo la resa del prodotto. Vedete che l'applicazione con la spugnetta è molto veloce, il prodotto si stende alla perfezione, si fonde completamente con la pelle e direi che in pochissimi minuti ho applicato la BB Cream. Vado ora ad applicare il correttore ed utilizzo questa referenza di Mesauda, il Pro Light Concealer, che è un correttore che mi sta piacendo tantissimo, adatto sicuramente ad una pelle secca, quindi un'area perioculare più secca, ed è molto idratante. Infatti non è un correttore che si autofissa o che è completamente opaco, va sicuramente fissato con la cipria. Sembra abbastanza leggero, ma in verità ha una coprenza abbastanza buona. La texture è poi è molto morbida, si lavora facilmente, si stende molto facilmente, quasi terminato. Infatti sto aspettando il pacco dove sarà presente anche lui e vado a correggere le mie occhiaie. Lo stendo un po' anche sulla palpebra, così andiamo ad uniformare. E con la spugnetta più piccola, questa è quella di Puro Bio Cosmetics, vado a stendere il correttore e vedete che ha coperto perfettamente i capillari. Ne ho applicato giusto un altro pochino proprio sull'occhiaia e vedete che l'occhiaia è quasi completamente coperta e poi ha questo effetto super luminoso che
risveglia immediatamente lo sguardo. Non è completamente full coverage, ma non è nemmeno trasparente, quindi se non avete delle occhiaie particolarmente marcate, secondo me è veramente un prodotto da provare, che io vi consiglio assolutamente. Vado ora ad opacizzare, mi è caduto lo blender piccolino. Vado ora ad opacizzare i prodotti che ho applicato sul viso ed utilizzo questa referenza di Astra, che è la Velvet Skin Loose Powder, polvere di riso. È un prodotto che mi piace. Astra ha in gamma davvero delle referenze, a mio avviso, molto buone, molto performanti, nonostante il prezzo piccolo. Mi piace tanto perché dà questo effetto super vellutato, si amalgama bene con la pelle ed opacizza la qualunque. Ovviamente vado a settare il correttore che ho applicato precedentemente, mi aiuta proprio a tenere a bada l'eccesso di sebo. Con la spugnetta ormai scarica, vado a tamponare leggermente anche sul resto del viso. Ora vado a ridisegnare le sopracciglia. Mi affido sempre a due referenze di Astra, ve ne ho parlato in un video precedente, mi piacciono tantissimo. Vado a disegnarle con la Geisha Brows, questa è una matita che ho quasi terminato e riacquisterò questi giorni, perché trovo che sia davvero performante. Ha questa mina proprio minuscola, non riuscite a vederla, sono piena di ciprie, vediamo se riesco a farvela vedere. E mi piace perché questa mina così piccola mi permette di disegnare bene le sopracciglia, di creare dei tratti molto fini. Nonostante io abbia la dermopigmentazione, faccio la dermapigmentazione da diversi anni, anzi devo le ho ribattute circa un mese fa, infatti fra poco dovrò andare a fare la seconda seduta. E vi dicevo, nonostante abbia il tatuaggio, devo comunque andare a ridisegnarle, perché con l'applicazione del fondotinta, dei prodotti per la base, comunque vado a coprire sempre leggermente il tatuaggio. Vedete che la differenza tra il sopracciglio truccato, ridisegnato, e quello che ancora devo disegnare è abbastanza evidente. Andiamo a ridisegnare anche questa, che è quella più sfigata tra le due. Poi io sono andata tempo fa a guardare le foto di quando ero più piccola, pensavo di essermi rovinata le sopracciglia da ragazzina, sapete, anni fa poi si usavano molto più sottili, andavano di moda proprio queste sopracciglia sottilissime che a rivederle ora è proprio... E invece niente, non è stata colpa mia, non ho rovinato io le mie sopracciglia, ma proprio sono nata con le sopracciglia sfigatissime. E devo dire che dopo aver fatto il tatuaggio mi sono proprio resa conto di quanto sia più facile ora tenerle in ordine, ridisegnarle anche, molto più facile, perché comunque vado semplicemente a seguire il disegno che già è stato fatto. Ok, una volta ridisegnate con la matita, vado a fissarle con questo mascara per sopracciglia, sempre di Astra. Anche lui mi sta piacendo tantissimo, perché a parte che ha questo scovolino piccolissimo che va a prendere bene tutti i peletti, ha un'ottima tenuta, infatti fissa bene le sopracciglia, direi anche per tutto il giorno. Ora applico il blush ed utilizzo questo blush rosa antico per l'atto di Neve Cosmetics, che mi piace particolarmente perché ha questi riflessi perlati davvero molto belli, ha un finish luminoso ed evanescente che lo rende perfetto anche per essere utilizzato come illuminante. Fonde benissimo con l'incarnato.
prodotto e dona subito questo colore molto sano, roseo. Vedete come è leggermente satinato, leggermente luminoso. Allora, passiamo adesso al trucco occhi. Vado ad utilizzare la palette di Mulac Cosmetics, la In My Birthday Suit, e applico topless, che sarebbe questo color panna, beigiolino chiarissimo, per andare ad uniformare tutta la palpebra. Questa, fra tutte le palette nude, è, per quanto riguarda i brand italiani, è sicuramente una delle mie preferite, insieme alla Side by Side di Nabla Cosmetics. Gli ombretti hanno una buona scrivenza, rilascio immediato del colore. Poi vado ad utilizzare questo colore Comfort Zone, che lo utilizziamo proprio come colore di transizione. Come vi avevo detto, facciamo proprio una un trucco semplicissimo, in modo da mettere in risalto poi il mascara che andremo a provare dopo insieme. Non vedo l'ora, perché è una novità di Puro Bio Cosmetics, uscita da pochissimo. Non l'ho ancora provato, nonostante abbia acquistato un po' di giorni fa, proprio perché volevo provarlo insieme a voi. Ho visto anche alcune applicazioni su Instagram e devo dire che il risultato non mi è dispiaciuto. A proposito, se non mi seguite su Instagram, male, perché su Instagram sono molto più attiva con le storie, con i post, con i reels. Vediamo insieme tantissime novità. Perciò ovviamente io vi aspetto anche su Instagram. Ed ora andiamo ad intensificare un po' lo sguardo. Utilizzo come sempre la matita 01 Nero Intenso di Alchemilla, che è la mia matita preferita in assoluto per quanto riguarda le referenze EcoBio, perché ha una buona scrivenza, anche un'ottima durata. È una cosa che mi piace tantissimo, che si sfuma alla perfezione. Ed ora passiamo finalmente all'applicazione del mascara e vado ad utilizzare questa novità di Puro Bio Cosmetics, il Double Dream Mascara Supreme. Molto bello anche il pack, completamente nero, con questi con le scritte in oro rosa. La differenza rispetto all'altro mascara sta sicuramente nello scovolino, dato che ha uno scovolino completamente diverso, mentre a livello formulativo siamo pressoché lì, sono praticamente quasi, se non identici. Vi mostro anche lo scovolino dell'altro mascara, la differenza è abbastanza evidente rispetto al nuovo. Ha proprio questo scovolino in nylon, forma diciamo ad elica, al centro risulta piatto e poi, ruotando lo scovolino, ha proprio tutte queste settole di diverse dimensioni, anche molto piccole. Direi perfetto per andare a raccogliere e a colorare le ciglia anche più piccole. Leggiamo anche la descrizione ufficiale: un nuovo applicatore, doppio effetto, ancora più drammatico, una texture corposa e intensa che vi regalerà delle ciglia da sogno. Il nuovo mascara Double Dream Supreme garantisce ciglia incurvate e volumizzate, regalando profondità allo sguardo. Grazie all'applicatore in nylon ad elica, il prodotto viene disteso facilmente su tutta la lunghezza delle ciglia. La parte piatta dell'applicatore deposita il mascara anche sulle ciglia più corte e grazie alla particolare forma ad elica Supreme riesce a raggiungere in modo omogeneo tutte le lunghezze, appunto, garantendo
garantendo ciglia voluminose e sguardo penetrante. Possiamo arrivare addirittura fino a 3 passate, perché dice: la prima passata per un effetto naturale incurvato, la seconda per un effetto bold e intenso, mentre la terza applicazione per un effetto per un look effetto ciglia finte, wow, un nero profondo e per uno sguardo che non passerà inosservato. E noi lo proviamo perché siamo davvero molto curiosi. Allora, mi sono avvicinata leggermente in modo da farvi vedere meglio l'applicazione del mascara. Si vede sin da subito il colore super nero, molto intenso. Da questa parte non ho utilizzato il piegaciglia apposta, proprio perché poi sull'altro occhio, ho le ciglia proprio più chiare, direi biondissime, andrò ad utilizzare il piegaciglia e vedremo l'effetto anche utilizzando il piegaciglia. Riesce a catturare tutte le ciglia e questo è il risultato che ottengo con una sola passata. Faccio asciugare il mascara, passo all'altro occhio e vado ad utilizzare il piegaciglia, perché voglio vedere proprio la differenza utilizzando piegaciglia e mascara. E devo dire che il risultato è abbastanza evidente. Sicuramente da questa parte dove ho utilizzato il piegaciglia sono leggermente più incurvate, ma riconosco che anche dalla parte dove non ho utilizzato il piegaciglia ho proprio un effetto delle ciglia molto più incurvato. La seconda applicazione le ciglia risultano sicuramente molto più volumizzate e lavorando bene anche con lo scovolino riusciamo ad ottenere un'ottima incurvatura. L'effetto mi piace davvero tanto. Bellissimo anche l'effetto che ottengo con la seconda passata. Le ciglia risultano sicuramente molto volumizzate, molto incurvate e per quanto mi riguarda anche allungate. Molto bello l'effetto anche sulle ciglia inferiori, infatti la forma dello scovolino con le setole di diverse dimensioni, più grandi più piccole, riesce a prelevare bene anche le ciglia più piccole e questo è il risultato che ho ottenuto con 2 passate di mascara. Non appiccica troppo le ciglia, non va a creare quei grumi bruttini che solitamente fanno alcuni mascara. Un bel effetto incurvante, un bel effetto secondo me anche allungante. Non faccio la terza passata perché non sento davvero l'esigenza di andare a stratificare ulteriormente il prodotto, perché con 2 passate ho già ottenuto un bellissimo risultato. Eccomi ragazzi, allora ho applicato il rossetto, come vi avevo detto oggi un trucco abbastanza semplice per quanto riguarda il make up occhi. Ho utilizzato invece un colore un pochettino più intenso sulle labbra ed ho applicato la pastello labbra di Neve Cosmetics nella colorazione Tartan, un colore che mi piace tantissimo, specialmente quando non vado a realizzare dei make up troppo intensi sugli occhi, mi piace bilanciare il trucco con questi colori. Quindi, che dire del nuovo mascara Double Dream di Puro Bio Cosmetics? Come prima applicazione devo dire che mi sono trovata davvero benissimo. Lo scovolino è molto particolare, semplice da utilizzare, va a raccogliere proprio tutte le ciglia grazie alle setole di diverse dimensioni, anche quelle più piccole. Secondo me ha un ottimo potere incurvante, molto volumizzante e per quanto mi riguarda, come vi dicevo prima, anche allungante. La formulazione è bella cremosa, un nero intenso,
senso si lavora facilmente. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete già acquistato, come vi state trovando, se siete curiosi di provarlo. Come sempre io vi aspetto qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciare un like in modo da sapere se avete apprezzato questo contenuto e come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!